Ehi, ciao foghini belli, sono quello che se ne va in giro con il track inverso, il mio Riker tutto kittato per il touring. D'altronde avevo già spiegato qua che a me delle corse, delle sgommate e delle pieghe forsennate in curva non me ne frega una beneamata un beneamato piffero. Mi piace rilassarmi, a casa come in strada, fare lunghe tratte, vedere posti nuovi, conoscere gente nuova e fare tutto questo con un trike è semplicemente meglio. E allora, a questo giro, me ne sono andato una giornata al mare, approfittando dell'unico giorno di bel tempo delle ultime settimane. Ma c'è un'altra novità. Ho pensato che le meravigliose linee del Riker meritassero nuove prospettive e punti di vista da inquadrare. Ho comprato il nuovissimo mini drone della DJI, il DJI Neo. Il prezzo esiguo permette di essere acquistato senza troppi patemi, giusto per vedere cosa si può fare. Stando alle recensioni, è una versione ridotta e limitata dei più blasonati droni della serie Mini. Soprattutto ha una limitata autonomia e stabilità. Ma grazie alle funzioni dell'intelligenza artificiale non sembra avere limitate funzioni. Anzi, vediamone appunto qualcuna di queste funzioni ragionando dal punto di vista di un principiante assoluto e biker rilassato come me. Siccome non ho mai guidato prima un drone in vita mia e non ho una particolare ansia di ottenere subito chissà quali risultati, ho preso la versione base, quella con solo una batteria e senza radiocomando. Proprio apposta così, perché voglio imparare dal basso e toccare con mano tutti i limiti di utilizzo man mano che la mia crescente esperienza me li farà toccare. Solo così si impara davvero ogni cosa, partendo dal basso. E quindi eccolo subito il primo limite, che si tocca con mano fin dalle prime prove. La durata della batteria è davvero esigua, 11-12 minuti al massimo, con un po' di vento. Non un particolare problema però per me, che ho pochissimo tempo da dedicarci, e ho previsto i primi tempi solo qualche piccola prova di pochi minuti mentre esco per delle commissioni. Ed è proprio qui che risaltano subito, oltre agli evidenti limiti, anche i suoi maggiori pregi. In primis, la tascabilità. Se come me non hai tempo e voglia, almeno agli inizi, di fare delle uscite apposite per provare il drone, puoi sempre comunque mettertelo in tasca mentre vai a fare la spesa o a recuperare l'auto dal gommista. E se ti capita uno spazio sicuro e tranquillo lungo la strada, al volo lo tiri fuori dalla tasca e lo provi. Così ho fatto per 3-4 giorni, provando pochi minuti alla volta, poi subito buttato dentro la borsa della spesa e subito a casa. Lui ti permette di fare questo. Così ho provato prima le funzioni automatiche, con poco vento, rimanendo subito stupito dalla velocità e dalla stabilità d'esecuzione. Avevo decisamente aspettative peggiori. Poi ho cominciato a scoprire i comandi manuali, le difficoltà nel manovrarlo con lo smartphone, ma anche qualche trucco inaspettato. Sì, perché più ti informi e più anche in manuale scopri allo stesso tempo sia i limiti sia le inaspettate capacità. I limiti dell'utilizzo con lo smartphone sono quelli della difficoltà di manovra. I comandi non sono come quelli ben più precisi dei radiocomandi e quindi il drone si muove troppo deciso al tuo tocco. Non hai nemmeno la possibilità di cambiare la modalità in cinematic o sport. In cinematic i movimenti sarebbero molto più soft. O forse il problema sono ancora i miei rozzi polpastrelli e magari col tempo migliorerò, si vedrà. Inoltre, con lo smartphone hai anche i limiti di distanza. Utilizzando il collegamento wifi dello smartphone è limitato a 50 metri di distanza da te e 30 metri di altezza. Con il radiocomando invece hai distanze di chilometri, almeno sulla carta. Visto poi però che comunque con 10 minuti di autonomia non è che puoi andare tanto lontano, questi limiti sono più teorici che pratici. Infine, il comando Return to Home non funziona con lo smartphone, perché con lo smartphone si alza in volo senza nemmeno prendere il segnale GPS e quindi non si può segnare il punto di ritorno. Per cui se schiacci il pulsante, lui semplicemente atterra lì dov'è in quel momento. Però, come dicevo, scopre anche funzionalità inaspettate, tipo che l'Active Track non è solo quello dei quick shot predefiniti, in cui ti insegue le tue spalle mentre ti muovi, ma c'è anche con la funzione Spotlight, quella in cui teoricamente lui sta fermo in un punto
e ti mantiene al centro dell'inquadratura semplicemente ruotando. Scopri infatti che anche in questa modalità, se semplicemente tu attivi i comandi manuali, lo puoi comunque pilotare come vuoi tu e sarà lui che comunque si muoverà tenendo sempre il soggetto al centro dell'inquadratura e tu non dovrai preoccuparti di questo. Oppure, al contrario, scopri che anche durante la modalità Follow Me, quella in cui lui ti insegue alle spalle, tu se vuoi puoi bloccarlo in un punto premendo il tasto indietro e mentre tu ti allontani lui rimarrà fermo in quel punto e ti manterrà comunque al centro dell'inquadratura. E se poi tu vuoi che ti riprenda, basterà smettere di premere il tasto indietro e lui sarà vicino. Insomma, i comandi manuali sono sempre utilizzabili anche durante le modalità automatiche e puoi ottenere video piacevolmente fluidi grazie a questo, perché nonostante tutti i tuoi comandi lui ti manterrà comunque sempre inquadrato. Questo è davvero molto positivo. Ho alla fine verificato anche la velocità massima di inseguimento con lo smartphone ed è proprio attorno ai 20 km orari come dichiarato. Ma se vai più veloce, lui comunque continua a seguirti, perderà terreno, ma non ti perde, e se poi rallenti ti riprenderà. Insomma, conclusione, il DJI Neo non è poi così tanto limitato. Alcuni suoi competitor, con le stesse modalità, fanno comunque molto peggio, pur costando notevolmente di più. I prossimi step saranno comunque sbloccare un'autonomia maggiore comprando altre batterie e il caricabatterie e poi, quando proprio sentirò il bisogno, comprerò anche il radiocomando. Ma non quello che avrei potuto comprare in bundle, perché quello funziona comunque solo con lo smartphone e per questo motivo soffre di alcuni limiti come la durata della batteria del telefono, lo schermo che perde di luminosità e via discorrendo. Invece comprerò direttamente, con qualche soldo in più, il radiocomando con il monitor integrato, l'RC2, saltando a pie pari tutta l'esperienza dei radiocomandi economici. Ma questo mi permetterà di risparmiare ben altri soldi, evitandomi di dover acquistare un altro smartphone molto più rosso potente di quello che ho ora, che però a me non serve nulla.